Amici di Irpinia Sannio, buongiorno. Siamo sull'Ofantina nel giorno di Pasquetta. Purtroppo la triste notizia di ieri è diventata conferma. Intorno alle 11 di questa mattina il corpo di Nathalie Ciccone è stato ritrovato nei meandri del fiume Ofanto. Naturalmente già da stamattina erano ripartite alla grande le operazioni di soccorso, di ricerca del cadavere della giovane di Conza della Campania. Sono arrivati i sommozzatori dei vigili del fuoco, i sommozzatori fluviali, che grazie anche ad esperti del territorio hanno scovato il cunicolo che purtroppo nascondeva il corpo di Nathalie. In questi casi non c'è più niente da dire. La giovane ragazza di Conza è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi. Qui continuano le operazioni soprattutto per smaltire la viabilità, si sta lavorando, come si vede ci stanno ancora i vigili del fuoco, ma si inizia a smaltire il traffico e ad avere l'amara e triste conferma che l'Ofantina, possiamo dire, ha fatto una nuova giovane vittima. Purtroppo Nathalie Ciccone non è più, e questa è una grande tristezza, una pasquetta di tristezza e di dolore per Conza della Campania, che si è raccolta intorno al dolore della famiglia, tanti cittadini che hanno partecipato alle ricerche, ma anche dei paesi limitrofi. Una pasquetta amara, una pasquetta di tristezza.